Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee. Sono qui a Melbourne in Australia e nell'ultimo periodo sto postando i miei vlog riguardanti alla Corea. Vi ho mostrato un po' come viaggio low cost e sto iniziando un po' a entrare negli argomenti low cost. Quindi questo video è importantissimo, è un video vecchissimo del 2017. Nel 2017 sono stata in Kansai per 2 mesi e mezzo, sempre low cost con un budget ridottissimo, e questo video è come ho fatto a visitare 10 ragazzi, 10 attrazioni ad Osaka in un solo giorno e spendendo solo 20 euro. Ma prima di tutto volevo mostrarvi che sono appena ritornata dalla mia Poke Walk oggi, che è quello che faccio qui a Melbourne durante la mia quarantena, e non vi ho mai mostrato questi shorts bellissimi che ho comprato l'anno scorso in Giappone. Il pass di cui vi voglio parlare oggi si chiama Osaka Amazing Pass, ok? Ed è veramente, ma veramente amazing, ok? Vi dà l'entrata gratuita a tantissime attrazioni nella città di Osaka e in più vi offre tutti i mezzi pubblici inclusi. Questo per il prezzo di 2500 yen. Questo è quello che avevo pagato nel 2017. Adesso costa un po' di più, costa 2800 yen. Per intenderci in euro ragazzi, 2800 yen sono solo 24 euro, ok? E non vi dà solo queste 10 attrazioni che ho fatto io, queste sono quelle che ho scelto io, ma ve ne dà molto di più. So vi dà 40 diverse attrazioni e cose turistiche che potete fare in Osaka, quindi è veramente magnifico. E questo per dirvi, ho iniziato a fare questa cosa di pass. La mia prima volta è stata in Germania, dove avevo comprato questo pass speciale per tutti i castelli della Baviera, che era veramente poco conosciuto all'epoca e penso anche adesso, e avevo l'entrata a tutti i castelli della Baviera e avevo speso meno di 20 euro, ok? Questa è stata la mia prima esperienza con questo pass magnifico, e da lì è una delle regole più importanti quando viaggiate low cost. Prima di tutto dovete ricercare i pass e ricercare i pass migliori, e questo lo dovete fare prima di partire per la vostra vacanza, ok? Questo è molto importante per organizzare la vostra vacanza low cost, capire il vostro budget, sapere dove alloggiare, sapere cosa fare e fare queste giornate matte dove iniziate prestissimo e finite tardissimo e fate tantissime attrazioni, vi fa scendere il budget di moltissimo. So, queste mie 10 attrazioni, come vi ho detto, ho pagato 2500 yen, adesso costa 2800, ma quanto mi sarebbe costato ragazzi in realtà pagare le attrazioni singole? Diciamo che sono, se fossi andata ad Osaka e avessi fatto queste attrazioni in diversi giorni invece che fare un giorno pazzesco di tour, quanto avrei pagato? Beh, dovete sapere che la cifra è arrivata, ho tutti i prezzi qua, i prezzi sono reperibili sul sito di Osaka Amazing Pass, quindi andate sotto nel link, trovate il link di questo pass e vi dice le varie attrazioni, tutto quello che potete fare, orari, tutto, e il prezzo della singola attrazione, e i prezzi che vi dice sono quelli reali, che sono veramente se dovesse comprare un biglietto appunto singolo ragazzi, e il prezzo è di 9400 yen per queste 10 attrazioni che ho fatto io in un giorno ad Osaka, ok? Quindi ci sono 6900 yen di differenza che ho risparmiato, pensate, a comprare questo pass, senza contare tutto il prezzo di trasporti pubblici, quindi il prezzo di trasporti pubblici era compreso nel pass. Se io faccio multipli giorni, magari devo prendere un pass di trasporti pubblici o pagare a tratta come la metro in Giappone, quindi il prezzo sarebbe stato molto di più di appunto 100 euro. E quindi tata ragazzi, ebbene sì, questa cosa mi ha fatto risparmiare tantissimo, non ci crederete, ma ci sono veramente, ok, 60 euro di differenza tra comprare il pass e non comprare il pass. Ma ora, finite queste chiacchiere ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al mio Instagram, che è American Coffee Travel. Ma ora continuiamo ragazzi, continuate a guardare il video per vedere dove sono stata, cosa ho fatto e che giornata magnifica ho avuto per soli 20 euro.
Amazing Pass siamo pronti per 3 crociere, 2 ruote panoramiche, 2 osservatori e un giardino. Oh, dimenticavo. Alla fine del tutto, quando avrò fatto tutto questo, faccio anche un'attrazione 3D in più le terme per un prezzo di 2500 yen, compreso e tutti i trasporti pubblici. La mia giornata è iniziata prestissimo, molto presto, e la prima cosa che ho fatto sono andata alla Tsutenkaku Tower. Sono arrivata all'apertura alle 9 del mattino, quindi sono entrata subito e questa è stata la mia inizio della giornata, perché oggi farò veramente tantissimo, quindi dovete avere una scaletta pronta e il tempo priorizzato. Questo è uno dei miei quartieri preferiti in Osaka, si chiama Shinsekai e adoro questa torre e dovevo assolutamente salirci. Questa era la mia prima volta e il panorama, anche se la torre non è così alta, è stato veramente molto magnifico, quindi ve lo consiglio. E guardate cosa ho appena trovato per terra camminando qua a Osaka, una carta di Cards Against Humanity in inglese. What are my parents hiding from me? Mi domando se qualcuno l'abbia appunto lasciata giù per terra apposta. È una cosa veramente assurda, non so perché fosse qua sul marciapiede. Distanza di cammino dalla Shinsekai potete arrivare a Shintennoji Temple e l'entrata a questo tempio è a pagamento, sono 300 yen, ma è compresa nel vostro Osaka Amazing Pass, e questo è uno dei templi più particolari qui ad Osaka, con questo giardino in pietra, quindi è uno dei must consigliati da visitare nella città. Ed eccomi qua ora al castello di Osaka, pronta a fare il tour nel fossato con queste barchettine appunto dorate. È uno proprio delle cose più turistiche in assoluto ad Osaka. Il tour è tutto in inglese e in autunno, guardate, i colori erano magnifici. Dopo mezzogiorno ho fatto la crociera sul fiume a Dotonbori, questa area coloratissima è veramente molto interessante. Poi mi sono diretta sul porto, ma prima di salire su questa ruota panoramica ho fatto una crociera su una finta caravella di Cristoforo Colombo. Ebbene sì, questa è una turisticata assurda, non ne vale la pena, a parte se comprate il pass, fate questa crociera. La vista è abbastanza interessante e carina, soprattutto col sole, ma a parte questo veramente non pagate il biglietto. Successivamente sono salita perfettamente in tempo su questa ruota panoramica dove volevo proprio andare per il tramonto, ed è stato magnifico, che è un tramonto veramente spettacolare, una vista spettacolare. Vi consiglio di programmare di salire su una torre o di salire su una delle ruote panoramiche per il tramonto, altamente consigliato. Eccomi qua arrivata all'Umeda Sky Building, questo è il mio grattacielo preferito qui in Osaka, adoro veramente il design e l'architettura di questo grattacielo, e l'entrata all'osservatorio dell'Umeda Sky Building è gratuita, compresa nel vostro pass, fino alle 6 di sera. Tornata in pieno centro ad Osaka per salire su quest'altra ruota panoramica, la HAP Fairwheel. Sono le 6:30 di sera e sono sulla seconda ruota panoramica. In totale alle 6:30 ho fatto 3 crociere, 2 osservatori, un giardino. Adesso mi mancano ancora 2 attrazioni dopo questa. Sulla cima! Yeah! Ehi, hey,
Grazie ancora come sempre per guardare i miei video. Se non siete iscritti al mio canale, per favore aggiungetevi qui. Aspetto likes e commenti. Restate connessi per vedere più video sul Giappone, l'America e il resto del mondo. Caffè e cappuccini. Ciao ciao!